Salve a tutti e benvenuti alla selezione di articoli finanziari quotidiana del giovedì. Ed ecco le odierne storie da prima pagina sui mercati. Secondo il rapporto mensile dell'Energy Information Administration, la produzione di greggio degli Stati Uniti dovrebbe aumentare di 850.000 barili al giorno per raggiungere la cifra record di 12,76 milioni di barili al giorno nel 2023. Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno inflitto una multa di 549 milioni di dollari a 9 società di Wall Street, tra cui Wells Fargo, BNP Paribas e Société Générale, per l'uso da parte di dipendenti di app di messaggistica personale per discutere di affari, transazioni e altre attività. Secondo Mike Novogratz, CEO di Galaxy Digital, che ha citato diverse fonti, il primo fondo negoziato in borsa di Bitcoin negli Stati Uniti potrebbe essere approvato prima di febbraio. La coppia euro-dollaro statunitense ha avuto una minima spinta verso l'alto nell'ultima sessione, aumentando dello 0,1%. Il CCI sta dando un segnale buy. Le azioni di Facebook sono scese del 2,5% nell'ultima sessione. Secondo l'RSI stocastico, siamo in un mercato ipervenduto. La coppia sterlina britannica dollaro statunitense ha visto un calo minore del 0,1% nell'ultima sessione. Il CCI indica un'opportunità di buying. La coppia dollaro australiano dollaro statunitense ha scambiato lateralmente nell'ultima sessione. Secondo l'RSI stocastico, siamo in un mercato ipervenduto. Aspettative di inflazione dei consumatori dell'Australia sarà rilasciato all'1 GMT, richiesta di sussidio di disoccupazione iniziale degli Stati Uniti alle 12.30 GMT, produzione industriale dell'Austria alle 7 GMT. Rendiconto di bilancio mensile degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 18 GMT, indice dei prezzi del consumo dell'Italia alle 8 GMT, HICP dell'Irlanda alle 10 GMT. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato quotidiane. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.